Venerdì 19 luglio 2024 si parte Lago Film Fest, 20ª edizione. Edizione particolare perché oltre a segnare il secondo decennio qui a Revine Lago, quest'anno vediamo anche l'affiancamento del patrocinio del Parlamento europeo perché Revine Lago è stata nominata capitale europea del cinema per l'anno 2024. Quindi un fregio di cui siamo fieri qui a Revine Lago. E quest'anno il festival tra l'altro rientra a pieno titolo nel borgo, cosa che non succedeva più da qualche anno causa pandemia e organizzazioni differenti, quindi ritorniamo nelle borgate non solo con le proiezioni ma anche con tutte le altre attività. È un festival indipendente di cinema a 360 gradi, io lo definisco un festival espanso perché ci sono moltissime attività oltre a quelle delle rassegne, tra cui laboratori per tutte le fasce d'età, partendo dai più piccoli, come dicono gli organizzatori, laboratori dai 0 ai 99 anni. Abbiamo proiezioni, videoproiezioni, abbiamo colazioni al mattino con gli artisti e quest'anno abbiamo anche una novità che adesso vi accenno, è quella dell'introduzione di un altro luogo, sempre qui nella frazione di Lago, del Cappanone Satellite. Qui va il mio ringraziamento a Jacopo, titolare di un'azienda qui locale, che mette a disposizione alcuni luoghi del suo capannone artigianale per fare questa 20ª rassegna di festival. Io lo definisco un mecenate perché da sempre ci accompagna nelle rassegne culturali, tutela l'arte, la settima arte non solo, e è sempre al nostro fianco, sia di Lago Film Fest che di noi come amministrazione comunale. Quindi a lui, ma ovviamente anche a tutti gli organizzatori del festival, va il mio riconoscimento personale. Io vorrei fare un invito a tutta la cittadinanza di Revine Lago, venite a vedere Lago Film Fest. Vi ricordo che l'ingresso per tutti i residenti di Revine Lago è gratuito. Abbiamo 8 giorni, partendo da oggi, che si concluderanno sabato 27, 9 serate, dove non ci sarà solo cinema. I miei complimenti vanno ovviamente a Viviana e Carlo, organizzatore e fondatore e organizzatore di Lago Film Fest, per l'impegno profuso in tutti questi anni, alla direzione artistica Morena e Alessandro, e anche a tutti i volontari, che un team che vanta circa 100 persone. C'è anche sempre più uno sguardo alla sensibilità, all'inclusività, il cinema sordo e a tutte quelle che sono anche le azioni per la sostenibilità ambientale. Sappiamo che l'acqua proviene solo da erogatori e quant'altro. C'è l'utilizzo di plastica limitato il più possibile, quindi c'è un occhio anche alla sostenibilità ambientale. Faccio un ringraziamento ovviamente a tutti gli sponsor e vi invito a venire a trovarci partendo da questa sera. Grazie e buon festival a tutti.